Troppo spesso la tecnologia odierna ci distacca dal contatto umano, troppo spesso accade che questa tendenza venga in qualche modo trasmessa dai genitori verso i propri figli. Per questo nasce la ludoteca itinerante Il Soffione. È una ludoteca che viaggia per le piazze, per i vari comuni, nelle varie realtà private e pubbliche, per portare un momento di sano divertimento, di socializzazione, senza età, quindi grandi e piccini insieme, mettendo da parte un po' la tecnologia dei giorni d'oggi, riscoprendo il vero valore del gioco e dello stare insieme. Oggi purtroppo per la mancanza di spazi verdi e di poca sicurezza anche sulle strade non si gioca più in cortile sulle strade come una volta, quindi quello che era l'elastico, lo scalone, il gioco che noi abbiamo riprodotto nel galletto che veniva fatto proprio nei prati con i sacchi, la corsa con i sacchi, tutte quelle cose, tutti quei giochi venivano fatti all'aperto, negli spazi aperti, non sono conosciuti dai ragazzi d'oggi che purtroppo sono spesso solitari e chiusi con un tablet o cellulare in mano. Come nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce dall'asilo perché diciamo crediamo molto nel recupero di quello che sono le nostre tradizioni e di quello che è stato il nostro passato e di come da una parte la tecnologia e la modernità ci può dare una mano, ma dall'altra non dobbiamo assolutamente dimenticare da dove veniamo e quali sono diciamo le nostre origini. Per cui crediamo assolutamente in queste cose, giocare come si faceva una volta, quello che facevano i nostri nonni che non è tanto tempo fa. E per questo cerchiamo di promuovere l'asilo attraverso queste iniziative che comunque aiutano a far crescere i bambini in maniera che noi riteniamo più opportuna. Soddisfazione anche per i genitori. Lo vediamo tutti i giorni, l'asilo fa tutte le iniziative insieme anche alla mensa, biologico, a giochi all'aria aperta, ci guardiamo intorno e vediamo subito il panorama, non c'è rumore, non c'è inquinamento. Questo è l'asilo e questa iniziativa è in linea con l'asilo.